bisogna superare la doppia morale, bisogna guardare la sostanza delle cose e guardarla per quella che è. Anche sul lavoro bisogna fare questa cosa. Io mi chiedo, ma scusate, su 100 contratti di lavoro che si sono stipulati negli ultimi anni, 85 sono a tempo determinato, a tempo parziale, con proprio, con qui e con là. Oh, l'altro 15 è perfetto, è la Ferrari, ma ce l'ha solo il 15%. E a qualcuno mai che gli viene in mente il dubbio che bisogna rovesciare questo meccanismo? Ma fino a ieri cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che noi ci teniamo in garage la Ferrari, tutti girano col triciclo, però la Ferrari non si tocca. Guardate, io credo che bisogna fare un'operazione molto diversa, quella che vogliamo fare, avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutele crescenti, che sia conveniente economicamente e conveniente al conflitto del regolamento. Non vogliamo che il 15 diventi 50 e 60, noi non ci siamo con la doppia morale che dice ci teniamo a quello che abbiamo perché abbiamo la coscienza a posto, ma intanto ci sono dei milioni di persone che quella roba lì non la vedranno mai. Non mi pare un atto corretto e leale nei confronti dei giovani, dei cittadini italiani. Nessuno scambio, bisogna fare questa cosa qui. E se non la facciamo, siamo noi responsabili del fatto che l'Italia si attorciglia, si piega, si stanca, si divide, non riesce a ripartire. Noi abbiamo bisogno di ricostruire la fiducia. Per ricostruire la fiducia e ricostruire il lavoro dobbiamo cambiare anche la nostra idea di impresa, perché in questo paese ancora troppo profondamente ci sta l'idea che l'impresa è il posto dove si sfrutta il lavoro, punto. Certo è anche questo, ma è anche molto altro, ma è anche il posto dove si produce. Idee, fantasia, capacità, voglia di fare. Abbiamo bisogno di costruire una relazione nuova tra lavoro e impresa.